Bene, allora anche quest'anno riparte il seminario. Il seminario è seminario sui fondamenti, è sempre stato un seminario sui fondamenti della semiotica, l'abbiamo chiamato più recentemente seminario sui fondamenti della teoria della significazione, ma è lo stesso, è sempre il seminario sui fondamenti. L'importante è che sia sui fondamenti per noi. E questo dipende da una storia di questo seminario. Cioè è un seminario che tenta di fare due cose contemporaneamente, l'ha sempre tentato e quest'anno cercheremo di continuare in questa direzione. Queste due cose sono, da un lato, cercare di favorire i chiarimenti relativamente ai concetti fondamentali della semiotica, della teoria della significazione, della semiotica in quanto teoria della significazione. E questa è un'esigenza che nei primi anni in cui questo seminario prese vita e fu un'esigenza che lo mosse, perché era un'esigenza espressa dagli studenti, era un'esigenza molto comprensibile, chiedevano spazio per poter chiarire le cose meno chiare, meno comprensibili, meno studiate, meno spiegate. E quei concetti che stanno al fondo della nostra disciplina e che sappiamo tutti che ogni volta che ci si torna, ripropongono tutta la loro problematica densità. E intorno a quest'idea di lavorare sui fondamenti, abbiamo anche sempre tentato di elaborare ricerca. E cioè abbiamo sempre tentato di approfittare di questa, devo dire, straordinaria occasione, riparlare del segno, riparlare della generatività, riparlare dell'enunciazione, riparlare dell'immanenza, riparlare di concetti di questo tipo, e approfittarne per tentare di tenere ferma in qualche modo un tracciato, che è un tracciato della strada da percorrere per la ricerca semiotica e quindi contribuire a modo nostro nella ricerca vera e propria, cioè tentare di aprire degli orizzonti che talvolta hanno purtroppo la tendenza a richiudersi e a restringersi. Quest'anno noi quindi continuiamo con quest'ottica, anzi rispetto a un certo percorso compiuto negli ultimi anni in cui abbiamo, come dire, incontrato strade anche devianti, quest'anno vorremmo tornare in un certo senso al cuore dei fondamenti semiotici. Si potrebbe forse dire che torniamo al cuore dei fondamenti semiotici in senso proprio, cioè nel senso che vorremmo affrontare la nozione di valore. E come si sa, come sappiamo tutti, quantomeno nei termini di una semiotica strutturale e fenomenologica, che è quella che prevalentemente pratichiamo, il concetto di valore è quanto mai fondamentale. In un certo senso si potrebbe dire che è il concetto che qualifica e identifica nel suo insieme, diciamo, il progetto semiotico a cui faccio riferimento, insomma, il progetto semiotico strutturale essenzialmente. Si sa, certo, si sa, è naturale, di valore ne abbiamo alcune versioni del concetto di valore. Alcune delle quali sono davvero al fondamento della nostra disciplina. Si usa dire abitualmente che in un certo senso non c'è descrizione semiotica possibile se non a partire dal riconoscimento, dall'analisi delle distribuzioni dei valori. E quando diciamo questo, quando parliamo di distribuzione dei valori o del valore, intendiamo il fatto che c'è un problema di identificazione degli oggetti, degli elementi che ci consentono le analisi che noi pratichiamo, che si fonda sull'idea di valore, secondo il dettato che è il dettato saussuriano, il dettato del corso di linguistica. La linguistica saussuriana è una linguistica che mette a fuoco, forse si potrebbe dire che in un certo senso è la sua maggiore specificità. Mette a fuoco l'idea di valore come valore differenziale.
e cioè ogni elemento è identificabile come tale sulla base delle relazioni differenziali che intrattiene con gli altri, ciò costituisce il suo valore. E quindi il valore è fondamentale per poter indicare, determinare, riconoscere gli elementi che sono sottoponibili ad analisi. Quando la semiotica, in particolare la semiotica di Grimace, riprende questo tipo di idea saussuriana che è un'idea fondamentale che sta a fondamento proprio della, diciamo, non soltanto della semiotica, ma insomma della prospettiva di tutta l'episteme strutturale, per quel tanto che le scienze sociali strutturaliste hanno assunto e raccolto le indicazioni della linguistica strutturale di Saussure. Questo fa parte di una storia ben nota. E quando Grimace raccoglie a sua volta questo tipo di ipotesi, la innesta immediatamente con un'altra nozione di valore che è fondamentale per poter comprendere gli aspetti processuali della significazione, cioè la sua dinamica, il suo avere senso nel divenire. E se l'ipotesi del valore strutturale è un'ipotesi fondamentalmente sistemica e come dire, in un certo senso statica, che ci permette dei riconoscimenti dentro delle reti di relazioni, Grimace cerca di raccogliere questa proposta di identificabilità inserendola dentro delle sintassi che sono delle sintassi di processualità, sono delle sintassi che rendono conto dei processi. In particolare la sintassi narrativa è uno di questi livelli a cui Grimace tiene molto. E il valore saussuriano si fa per la dinamica stessa interna alla sintassi narrativa, si fa assiologia. Quindi il valore diventa un valore che non soltanto è un valore oggettivo in un certo senso, cioè legato alla definizione e all'identificazione degli oggetti, ma è un valore assunto, perché è un valore investito. L'idea di assiologia è proprio questo, cioè l'idea che ci siano delle istanze che assumono il valore nell'inerenza che si stabilisce tra un soggetto, diciamo, e il valore investito in qualche oggetto, si determina una forma di investimento del valore. E questo consente tutta quella, diciamo così, quel modello, la messa a punto di quel modello narrativo, che è ciò che rende conto della significazione legata alle trasformazioni. Questo quindi è il progetto di quest'anno, di tornare su questo tipo di riflessione e comprendere bene che cosa significhi valore, comprendere bene l'importanza che ha per una prospettiva semiotica e al tempo stesso legarsi anche, aprirsi in un certo senso rispetto a questa idea così fondativa e teorica del valore, aprirsi anche a quella che è una diciamo così, una manifestazione sociale, ma nel senso di discorsi sociali, che cosa sono i valori, non più il valore, ma i valori all'interno della produzione sociale dei discorsi. Cioè, qui non appena si coglie la rilevanza dell'aspetto valoriale della concettualità semiotica, si capisce anche come questo possa riversarsi immediatamente su una capacità di descrizione di quelli che sono tradizionalmente chiamati i valori, cioè nel senso dei valori di verità, i valori di gusto, i valori estetici, i valori etici, i valori che sono, diciamo così, le grandi assiologie che organizzano le semantiche di superficie, diciamo, no? I discorsi che la cultura dispone. E quindi da questo punto di vista vorremmo che il seminario fosse un seminario che da un lato lavora sul concetto di valore, ma dall'altro potesse anche riportarci alcune domande, alcune analisi, alcuni riferimenti al funzionamento, ripeto, discorsivo, ma nel senso del funzionamento nella sua circolazione sociale, dei cosiddetti valori come assiologie. Noi quest'anno abbiamo un certo programma che cambia un po' le cose rispetto alle nostre abitudini degli anni scorsi.
avevamo l'abitudine di lasciare ogni tanto una giornata al cosiddetto microfono aperto. Ecco, quest'anno, siccome abbiamo anche un buon numero di interventi programmati con proposte di relazioni che ci sono sembrate molto interessanti e che coprono essenzialmente i dieci incontri di cui il seminario si compone. Come si sa, il seminario funziona per più o meno ogni 15 giorni con ampi margini di varie variazioni, ma sono 3 ore per 10 volte. Quest'anno avremo 10 incontri coperti dalle relazioni e pertanto ci terremo molto, e lo faremo sicuramente, a ridurre il tempo dedicato alla relazione in quanto tale, per lasciare ogni volta il massimo spazio possibile alla discussione. La discussione, che più che una discussione, cioè, diciamo così, questo seminario è un seminario fatto in maniera tale per cui le discussioni devono essere anche discussioni di elaborazione, ma è fondamentale che siano anche richieste di chiarimento, cioè nel senso che c'è una certa dimensione, che è una dimensione qualitativamente molto importante, che è legata al fatto che il seminario è un luogo in cui ci si scambiano dei punti di vista sui concetti. Cioè, vorremmo che fosse un luogo in cui non ci si, non, piuttosto che fare molto riferimento alle bibliografie e alle proprie rispettive erudizioni, fosse quel luogo in cui si cerca di comprendere cosa l'altro ha capito della nozione, perché è una forma di arricchimento non sempre praticata, invece abbiamo scoperto essere molto, molto, molto utile. Questo significa che gli studenti in particolare, e non soltanto i ricercatori che parteciperanno, ma gli studenti in particolare, sono invitati, non vorrei dire obbligati, ma insomma caldamente invitati a esprimersi, a non avere paura, a fare domande, a chiedere che cosa significa quel certo modo di intendere quello che è stato detto durante la relazione, e a esprimere le proprie impressioni. Questo ha sempre favorito moltissimo l'avanzamento delle nostre discussioni. E credo che si possa dire più in generale che questo favorisce enormemente l'avanzamento della disciplina. Quest'anno cominciamo il 16 di novembre, che è un mercoledì. È l'unica volta che ci vedremo il mercoledì, perché per il resto continueremo con la nostra abitudine di vederci giovedì pomeriggio. E quindi dopo il 16 novembre, la volta successiva sarà il 15 di dicembre, che sarà un giovedì. E da quel momento in avanti saranno tutti di giovedì. Il 16 comincerò io, perché è mia responsabilità aprire i lavori del seminario tutti gli anni, quindi farò io l'introduzione ai lavori di quest'anno. Poi però avremo interventi. Noi quest'anno abbiamo una grande fortuna, abbiamo una serie di ricercatori che ci sono venuti a trovare dall'estero, che sono stranieri, in particolare dal Brasile e dalla Spagna, e che si sono offerti per tenere la loro relazione al seminario, per contribuire ai nostri lavori. Vi dico alcuni nomi: abbiamo Yara Farias, Valgir Bey Vidas, da Siviglia Manuel Brunon, poi di nuovo da San Paolo Graziela Rodriguez. E poi invece, grosso modo, gli altri interventi saranno quelli che fanno parte del nostro cosiddetto, tra virgolette, comitato scientifico, cioè il gruppo che segue i lavori del seminario per lo più, e sono Giovanni Guagnellini, Maria Cristina Addis, Francesco Galofaro. L'ultimo intervento sarà quello di Paolo Donatiello insieme a Riccardo Giannini. Per tutte le questioni di tipo organizzativo, informazioni e date, interventi, i titoli di interventi, le bibliografie specifiche per ogni seduta, quindi noi cercheremo di dare sempre alcune letture utili per seguire meglio ogni volta che ci sarà un incontro. Qualche giorno prima, la settimana prima, verrà indicato quali sono le letture più utili. Allora, tutte queste informazioni sono rintracciabili sugli strumenti classici del web.
abbiamo un sito, abbiamo una pagina Facebook, l'una rimanda all'altra, quindi se qualcuno arriva soltanto su una, lì trova la strada per andare nell'altra. Vi do l'indirizzo del sito, http://www.marciani.net/wordpress, e lì avete il calendario e le indicazioni degli interventi e materiali, anche rispetto, troverete anche i materiali rispetto alle edizioni passate e insomma in generale al lavoro che fa il seminario. Per invece i contatti più, per i contatti più immediati, insomma per le notizie, anche per la circolazione, è utile avere l'indirizzo Facebook che è Seminario sui Fondamenti. Dunque, credo che con questo tutto quello che dovevo dire sia stato detto e quindi vi do appuntamento, vi aspetto numerosi, mercoledì 16 novembre 2016 in Santa Cristina, a presto quindi e buon lavoro a tutti.